È stata una grande gioia per tutta la comunità epatologica italiana il premio Nobel 2020 per Alter, Oughton e Rice, tre grandi ricercatori, due statunitensi e un inglese, che sono stati veri e propri padri della scoperta dell'epatite C. Il virus dell'epatite C è un virus che era stato misconosciuto fino alla fine degli anni Ottanta. Ricordiamoci che in tutto il mondo le grandi cause di epatite sono oltre ai due virus B e C, l'alcol e adesso il mondo della sindrome metabolica e della steatosi, ma per numerosissimi anni non si sapeva che ci fossero dei virus dietro l'epatite cronica. Dopo la scoperta del B, che ricordiamo è stata negli anni 70, la scoperta del virus C ha chiuso il cerchio, cioè tutte quelle malattie che una volta noi etichettavamo come epatiti non A, non B, hanno trovato una casa. Nel nostro paese l'epatite C è stata endemica negli anni 50, 60, 70, proprio nel momento in cui non si sapeva né che c'era né come veniva trasmessa. E questi tre incredibili ricercatori hanno scoperto qualcosa di epocale, possiamo dire rivoluzionario. Alter in particolare è stato il primo, lavorava all'NIH, ha visto come le trasfusioni di sangue che determinavano epatite avevano al loro interno qualcosa di strano, quindi la prima ipotesi che vi fosse un virus all'interno del sangue infetto. Gli altri due ricercatori, Oughton in particolare, ha scoperto il genoma del virus C dell'epatite e Rice ha dimostrato in modelli animali che questo virus poteva proprio determinare una malattia cronica del fegato. Queste persone insieme tra loro sono state epocali, hanno veramente determinato un cambiamento della medicina che poi abbiamo visto nel nostro paese. Nel particolare sappiamo che in Italia l'epidemiologia dell'epatite C è molto molto rilevante. 1, 1,5, 2% della popolazione generale infetta da questo virus, quindi parliamo di milioni di persone. Fortunatamente la grande coorte di pazienti adesso ha 70-80 anni, però non dimentichiamoci che l'epatite C ancora adesso è presente nel nostro paese. Ed è presente dove? È presente in alcune categorie a rischio, tra tutte sicuramente il mondo dei SERD, cioè purtroppo tutto quel mondo che per l'uso di siringhe infette può ancora determinare la diffusione della malattia, è presente nel mondo delle carceri, dove sappiamo che ci sono ancora dei cluster molto importanti di epatite C, ed è anche presente nella popolazione generale, perché ricordiamoci che l'epatite C, prima di dare cirrosi epatica, ha una storia naturale di molti molti anni. La lotta che è cominciata soprattutto negli anni 2000, con la scoperta dei nuovi antivirali diretti, non è ancora terminata. Noi oggi abbiamo farmaci straordinari che in 8 settimane con una terapia solo orale eliminano il virus in oltre il 90% delle persone, ma ancora adesso abbiamo una coorte di persone misconosciute, o meglio, alcune persone non sanno di avere il virus e lì dobbiamo lavorare in campagne di screening mirate per identificarle. Altre persone sanno di avere il virus, ma dato che hanno malattie indolenti, non particolarmente gravi, lo tengono, essendo ancora rimasti al concetto che la terapia antivirale è pesante. Non dimentichiamoci mai che la terapia con l'interferone, che era la terapia del passato, poco efficace, piena di effetti collaterali, non si usa più. I nuovi farmaci antivirali diretti eliminano questa malattia. Siamo di fronte a un momento epocale. Questo Nobel ci dà per me un'ulteriore spinta a terminare quello che abbiamo cominciato nel nostro paese 4-5 anni fa. Dobbiamo provare a eradicare tutti e nel particolare eradicare quei 150, 200.000, 250.000 persone che sono nel nostro paese, non sanno di avere la malattia o, peggio ancora, sanno di averlo e non si rivolgono alla comunità epatologica.